Ciao ragazzi da Vittorio. Che il mercato della Lazio non fosse esaltante, l'abbiamo detto tutti, no? Poi in realtà è il campo che parla, perché quante volte abbiamo letto che ad agosto la Roma era campione d'Italia grazie ai grandi acquisti e poi in campo abbiamo visto come sono andate le cose. Ma in questo video devo parlare di uno dei problemi più gravi, una delle cose incredibili che potrebbe succedere alla Lazio, perché per colpa dell'indice di liquidità. Vi ho fatto il video, quindi andatelo a vedere. Se volete, vi linko in descrizione anche l'articolo che ho fatto per spiegare meglio che cos'è l'indice di liquidità. Ecco, per colpa di questo, che poi, se non mi sbaglio, l'ha voluto Claudio Lotito quando era in Lega, ha inserito questo indice di liquidità nelle norme per il calcio italiano. Bene, per colpa di questo indice di liquidità rischia di saltare Fares. La cosa incredibile è che Fares ha già svolto le visite mediche, si sta allenando con la prima squadra, ma non è stato ancora annunciato, nessuna tweet o annuncio o comunicato stampa. No. Perché? Perché nonostante ci sia l'accordo con la SPAL, il giocatore non può essere tesserato perché la Lazio prima deve cedere un giocatore. Bastos sembrava il giocatore in uscita, c'erano due offerte in Turchia, addirittura è arrivata una dall'Arabia Saudita, ma il giocatore si è impuntato, ha detto di no, e quindi la Lazio è, tra virgolette, prigioniera di Bastos. L'angolano preferirebbe andare in Turchia, per cui vedremo se riuscirà a trovare un'offerta adeguata, però se non esce Bastos non può entrare Fares, e quindi è un grande problema. È un grande problema perché non ci dimentichiamo che Fares è fondamentale, perché Senar Lulic non si sa quando rientrerà, se rientrerà. E al momento, con Johnny partito, la Lazio a sinistra ha solo Jordan Lukaku. Al momento Inzaghi ha spostato Adam Marusic da destra a sinistra. Però se poi Marusic va a sinistra, a destra rimane solo Lazzari. E quindi la coperta è corta, comunque la volete mettere. E la Lazio deve cedere un giocatore. Si parlava anche di Caicedo. Il Genoa ha fatto un'offerta per Caicedo, però Inzaghi è stato chiaro: se esce Caicedo vuole un altro attaccante, per cui comunque Fares non potrebbe essere annunciato dalla Lazio, non potrebbe essere segnato. Quindi praticamente la Lazio deve cedere qualcuno. Può anche non essere Bastos, però al momento Wallace non ha offerte, Dormisi non ha offerte. Gli altri giocatori che non rientrano nel progetto Lazio non mi sembra che ci sono offerte, e per cui ragazzi, il 1° ottobre è vicino e non manca tantissimo. La Lazio ha fino al 1° ottobre per trovare una soluzione, anche perché la SPAL giustamente è abbastanza incavolata, dice: abbiamo trovato l'accordo 2 settimane fa e siamo dopo 2 settimane ancora non mi ha pagato, perché ovviamente una volta che si annuncia poi la prima tranche del pagamento deve essere effettuata. Inoltre la SPAL non può comprare il sostituto di Fares perché non è ancora stato ceduto e anche loro poi avrebbero poco tempo per fare tutto ciò, per cui capite che è un bel casino. È un bel casino, soprattutto perché, ripeto, se Fares non arriva, la Lazio a sinistra non ha veramente alternative. Bisogna pregare che Jordan Lukaku non si faccia mai male, cosa che sappiamo benissimo non succede, perché Lukaku negli ultimi 3 anni praticamente non ha mai giocato. Altrimenti Marusic è infatti a Cagliari, la Lazio giocherà sabato prossimo, quasi sicuramente sarà Marusic a giocare titolare sulla fascia sinistra. E ragazzi, questo è un problema, un'incognita. E quindi situazione incredibile, situazione veramente pazzesca in casa Lazio, perché Fares sta a Formello, si sta allenando con il resto del gruppo, però rischia di dover tornare a casa, perché se la Lazio non riesce a tesserarlo, beh, la SPAL non aspetterà tutta la vita. E quindi bisogna trovare una soluzione, bisogna vendere qualcuno. Rientriamo al solito problema del video che ho fatto ieri, il problema degli esuberi. La Lazio non riesce a venderli, al massimo fanno come Johnny che vanno via in prestito, e il prestito non va bene, bisogna una cessione diretta, immediata, per cui anche il prestito con diritto di riscatto non va bene per tesserare Fares. È un bel problema, manca poco e sabato c'è Cagliari-Lazio.